Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Oggi si sfida il capitano Penny Dreadful, è un po' che stai lì ad aspettarmi, direi di andare con Kaylee ad affrontarla e vincere anche questa sfida. Tra l'altro ho recuperato sfasamento giocando con il giorno e la notte, praticamente tu quando vai a riposarti puoi andare avanti col tempo. E andando avanti col giorno queste simpatiche persone cambiano adesivi, quindi da lei ho potuto finalmente prendere sfasamento, che adesso non ha, ma comunque l'ho assegnato a Caprogna. E parliamo anche con lui, che cosa è? Ha fatto nei boschi di Estamus, succhia terra, l'ha trascinato nella sua tana e prosciugato ogni forza vitale. Devo andare quindi nei boschi di Istem a trovare succhia terra. Il problema è che sta in acqua, se non sbaglio, quindi dovrei trovare un mostro che mi possa far nuotare. Ma non è il momento. Ah no, questo qui è quello in mare, va bene. Eccola qua, non è troppo lontana. Che poi comunque, se non ricordo male, con Penny Dreadful anche servirà sfasamento come abilità, che permette di colpire i mostri di tipo fantasma. Va bene, possiamo farcela, dai. Siamo nelle Terre Morte, quell'UFO non ci lascia stare in pace. Ah, eccola qua la capitana. Dunque, devo solo riuscire ad arrivare qua dentro. Ah, eccomi qua, ah, perfetto. Eccoci qui. Oi, oi. Chi è? Ma dove stava nascosto questo? Ehi! Ma fa il trappolozzo! Oh, piano, piano, uno, ecco. Allora, ah, ma qui c'è un altro piccolo puzzle da risolvere. Nah. Va bene, ah, ma c'è anche una fusione. Eh no, quella voglio affrontarla. Oh, Gimentonic! Grande, lui devo prenderlo assolutamente. E quindi, preso? Ma che bello! Un misterioso cameriere cosmico, impeccabile nel servizio al tavolo. Non è del tutto chiaro che tipo di bevanda serva, dice solo che sono per famiglie e non influenzano il rating del gioco. Non male con le statistiche, 100 in attacco in mischia e difesa a distanza, il resto 150. Ma si può fare con lui qualcosina, eh? Ho fatto un giro un po' strano. L'importante è che funziona, dai. Perfetto. E affronterò anche questa fusione sciame. Vediamo un po' che ci sta qua dentro. Ecolocazione. Vabbè, ecolocazione serve. Ah, poi stava qui il masso. Ma che sono proprio scemo. Va bene, dai, affrontiamo questa fusione sciame. Dai, che questo è importante affrontarle, come ho detto qualche episodio fa. Ah, iconostacei. Qui servono iconostacei a trovare magistaceo, che è molto difficile da trovare e si trova più facilmente negli sciame. Più che altro con ostaceo tipo astrale, il bootleg astrale, che poi dovrei rimasterizzare una volta a livello 5 e diventa magistaceo. Molto difficile da trovare, ma si può fare. Apocorbo forello. Non l'avevo mai visto prima. Che bello. Beh, se non altro ho preso un po' di materiale fuso. Allora, potrei anche affrontarla così, Penny Dreadful. Non è un problema, ho poca roba, ma non importa, va bene uguale. Eccola qua. Una volta questo posto era chiamato Nuova Londra. Ad Harbour Town c'erano molti residenti ed erano pronti a fondare un nuovo e splendente insediamento. Sono cresciuta qui, sai. Ho trascorso la mia infanzia, ho ascoltato le storie sulla vera città di Londra. Sembra un posto davvero raccapricciante, tagliole, banditi, vampiri. È naturale che ne sia rimasta affascinata. Non so se tutte quelle storie erano vere. Purtroppo, quando la città è bruciata, tutte queste storie sono andate perse. Tutto quanto è andato in fiamme, tranne la qui presente. Penny Dreadful, la capitana Ranger, colei che ha ingannato la morte, in carne e ossa. Colei che ha ingannato la morte? I bifolchi di Harbour Town hanno molte convinzioni diverse, ma sono tutti d'accordo su una cosa. Prima o poi tutti noi tireremo le cuoia. Credo che manchino semplicemente l'immaginazione. La morte non è la fine. Non se si conoscono le vie esoteriche. Potrei darti una dimostrazione se credi di essere pronto. Sei l'ultimo apprendista ranger, eh? Cerchi un po' di baruffa per dimostrare il tuo valore? Yes! Diamoci dentro allora. Se ti aspetti che sia delicata con te perché sono una capitana dei ranger, andrai incontro a una grossa delusione. Cioè, sto cercando di capire cosa intenda. Se delicata perché è una capitana? Perché è donna? Ancora... No, non penso, dai. No, non è per quello, dai. Cioè, nel gioco non si fanno mai riferimenti a questo tipo di credenze.
Anzi, il gioco è molto aperto mentalmente. Allora, vediamo un po'. Che facciamo? Beh, sputo ovviamente. Non ho la barra della fusione carica, non è un problema comunque. Sabbia il tempo è un bellissimo mostro. Ecco, è uno spettrale, perfetto. Io ora ho sfasamento su Caprogna, quindi posso comunque attaccarlo. Eccola qua, gli attacchi dell'utilizzatore possono colpire i fantasmi. È una passiva, come Fortuna Ovina, sta lì. E andiamo con Morso su Dreadful e andiamo con Boato Sonico. No. Con Sputo. Oppure andiamo con Schiva, con Kelly. Almeno con lei un attimino se tappiamo, perché tanto è inutile, non può attaccare Dreadful. Vabbè, dai. Ah, aumenta il time. Timer, ok, va bene. Andiamo con Carbonella. Che comunque Carbonella può colpire i fantasmi anche senza sfasamento. Vabbè, dai, voto sonico. Almeno colpisco forte sabbia il tempo. Wow, resistentissimo. Praticamente gli status possono affliggere i fantasmi anche se non è sfasamento. Il che è ottimo se non hai appunto questa abilità. Vado di Ariete e Boato Sonico ancora una volta. Sabbia il tempo, ciao con la manina. Vediamo un po' Ariete quanto gli fa. 75, non male, precisione diminuita, ottimo. Muro d'aria su... Ah no, parte con locazione, ho collocazione attivata, quindi ok, dai. Ogni volta che ricevo danno la barra della fusione si alza di un po'. Il problema è che devo riceverne tanti per arrivarci in questo... in questa sfida, cosa che non accadrà. Non ho oggetti, vero, di particolari? No, ah, caffè, latte e latta, aspetta allora. Sul Link, dai, gli aumento di 2 PA. Quando è così devo un attimino fare management di tutto. Basta così, ti serve qualche sganassone. Ah sì? Con gin and tonic? Cannone a ossa. E Boato Sonico. Allora. È fantasma per 3 turni ora. Ma non è un problema. Non è mai stato un problema. Carbonella intanto per fargli qualche danno extra. Muro d'aria su Kayle, su se stessa. E andiamo. Ah, fa rituale per tornare in vita. Quando va KO torna con 25% in più di punti salute alla fine. Eccolo qua, sapevo. Praticamente, se tu fai in festa, dopo che finiscono i 3 turni di fantasma, vai KO. E però il rituale l'ha riportato in vita. Ecco, ora che è stato resuscitato non può più essere riportato in vita. Aveva pochi punti salute di quelli che gli rimanevano. O meglio, va KO e torna con il 25% che sono pochi. È vinta. Questa è stata molto semplice, devo ammetterlo. Però non mi lamento, ehi. Fulminacci, bel colpo davvero. Mi sono spostata dal piano mortale, ma questo non ti ha impedito di vincere. Ecco la tua ricompensa per aver sconfitto l'immortale Penny Dreadful. Lei era il 7° capitano. Wow, bello. Ricorda, apprendista, nella vita si raccoglie ciò che si semina. Ma questo vale anche per la morte. Non mi è esattamente chiaro cosa significhi, ma sembra molto profondo. Allora... prima di completare, a parte che vorrei arrivare qua sopra ma non posso perché dovrei volare per arrivare qui sopra. Ah, ok, ce la posso fare, a parte che penso di poterci arrivare anche da qua dentro. Ah sì, certo. Vabbè, era facilissimo. E si apre lo scrigno lì sotto. Volevo fare una cosa un pochino più difficile, ma vabbè, dai.
Copertura pianta, nastro per tostapane, ottimo. Catturiamo Sabbia al tempo. Dai, prendiamo anche lui. E Sabbia al tempo direi che è dei nostri. Let's go. Il nucleo di Sabbia al tempo sembra essere la loro testa, simile a una clessidra spezzata. Quando la sabbia si separa dalla massa centrale, diventa completamente inanimata. Viceversa, il Sabbia al tempo può aumentare la sua massa entrando in contatto con la sabbia. Attacco a distanza PV 100, difesa a distanza 110, velocità 50, difesa mischia, attacco in mischia 120. Una volta evoluto sarà sicuramente migliore. Allora, devo girare questi cosi, se non sbaglio, tutti quanti così per attivare il forziere. Bene, vabbè, questo era molto semplice. C'era un altro leggermente più complicato che vedremo a breve. Però ora è il momento amicizia con Kaylee. Sai, ultimamente ho avuto un po' da pensare. Ho passato un po' di tempo a elaborare quello che mi è successo a Borgo Cordoglio. Quando ero là mi facevo in quattro per rendere tutti felici. Non facevo altro praticamente. Forse lo faccio ancora. Va bene, certo. Ma forse dovrei pensare anche a quello che rende felice me, altrimenti rischio l'esaurimento. Non resterebbe più niente di me. Beh, c'è un hobby che ti piacerebbe avere? Beh, devo pensarci su. Quando ero più giovane mettevo molta più passione in ogni cosa rispetto a ora. È normale? Non saprei proprio. È normalissimo. Lo sai che suonavo la chitarra? Come mio papà, ha lontanissimi ricordi di me che gli siedo in grembo e lo ascolto suonare. E come faceva a tenere in grembo su te che la chitarra? Con molta attenzione. Da adolescente ho comprato una chitarra anch'io, ma non sono mai stata molto brava. E allora ho rinunciato, perché pensavo che un hobby dovesse necessariamente portare a qualche risultato. E se non ero destinato a diventare musicista di professione, perché perdere tempo? È un vero peccato. Sai che ti dico? Hai ragione. È un peccato aver smesso di suonare. Dovrei fare più cose per me. E non devono essere per forza cose produttive. Se volessi stare tutto il giorno a letto a leggere orrendi romanzi d'amore, dovrei farlo. Hai ragione. Mi sento meglio ora che te l'ho detto. Dopotutto io e te ci siamo fusi in un grosso mostro, no? Direi che ormai ci conosciamo piuttosto bene. Beh, io ho finito il mio tè. Che dici, ci rimettiamo all'opera? Livello relazione 3. L'ultima cosa prima di concludere il video è andare da Hoylake, perché ho catturato ben 40 specie di mostri diversi. 5 di materiale fuso, oltre a altre varie cose. Allora, cosa dovrei fare ora? Passa per la palestra, 10 materiali fusione, ma devo sbloccarlo combattendo altri 3 capitani. Quindi, magari modifica barra della fusione? Ma ci dai. E anche modifica vittoria, vai. Inventario cure extra, vai. E facciamo anche tasca di pronto soccorso, vai. Così sono pronto per la prossima avventura. Ad ogni modo, amici, il video termina qui. Io vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!